Squad. Yes, 20 e 35 minuti. E poi, parlando di regine, è tornato a trovarci una queen del new pop. L'abbiamo definita così, non so se lei gradirà questa definizione. Ladies and gentlemen, please welcome Emma Musca. Ciao. Ciao. Ma ci pensi che oggi è il compleanno della regina? Sì. Arrivi tu dalla regina, che cosa le regali? Allora, forse del tè. Il tè? Cioè arrivi con la bustina? Sì, un regalo super, non lo so, non originale? Che però no, è molto inglese. Molto inglese, molto inglese, è come, esatto, regalare a un italiano la pizza. Cioè, esatto. Rischi che lei ti dica, I know that. Lei sarà super esperta, esatto, di tè. Sono tantissimi gli ascoltatori che stanno ipotizzando regali per la regina. Ciao, alla regina io le regalo un cappello che fa la mia amica Semina. Fantastico. Wow, che amore. Amore, super, super. Praticamente Emma Muscat tra qualche tempo, tra un mese, no? Anche meno. Qualche settimana. Arrivi a Venaria, in provincia di Torino, e partecipi all'Eurovision. Sì. Ma se noi siamo felici, forse, cioè noi siamo proprio felici, sentiamo, cioè noi patteggiamo per qualche artista, tu sei tra questi artisti. Esatto. Cioè, facciamo il tifo per te. Grazie. Sì, rappresenterò il mio paese Malta, agli Eurovision quest'anno, mi sono super gasata, non vedo l'ora di salire sul palco, di farvi vedere quello che ho preparato per voi. Sarà una performance indimenticabile e sicuramente farò cantare tutti con me la mia canzone. Ma adesso cosa fai? Cioè prima di partecipare all'Eurovision cosa si fa? Fai le prove, che ne so, banalmente fai palestra, fai allenamenti per la voce, cioè comunque devi arrivare lì, cioè non puoi sbagliare. Certo, sono 3 minuti molto importanti che esattamente come hai detto tu non puoi sbagliare. Sono stati mesi molto molto impegnativi. Ho viaggiato tanto, sono andata a Londra, Barcellona, Madrid, Amsterdam, anche Israele, Bulgaria. Wow. Adesso sono a Milano, poi torno a Malta, poi vado a Torino, quindi sto viaggiando tantissimo. Okay. È un periodo molto stressante, però in un senso bello. Sto godendo il momento, mi sto allenando la voce, preparando la canzone, abbiamo preparato tutto per il palco. Ci sarà anche uno show tipo ballerini anche con te. Sorpresa. Dovete aspettare. Allora, curiosità, perché la canzone la conosciamo, la stiamo per suonare, è fighissima. Però tipo outfit non ci puoi dire niente. No, io non dico niente dell'outfit di quello che ci sarà sul palco, perché è una sorpresa che non voglio svelare. Ma lo sai già l'outfit, lo conosci? Io, se non lo sai, l'outfit ci sarebbe stato un problema. Ah, ok, quindi è già tutto pronto. Certo, manca poco. La canzone che Emma Muscat presenterà all'Eurovision per rappresentare Malta è questa qui, I Am What I Am. Every time I fall down. Muscat su Radio DJ, una di quelle canzoni un po' tipo alla Quincy Jones, no? Cioè che io la so. Cioè un po' We Are The World, no? Mi piace, mi piace. Sì. Con chi l'hai scritta? Tutto da sola? No, è scritta con un team svedese. Ah, ok. Sono stati molto bravi. È una canzone per me molto importante, con un messaggio molto importante. Parla proprio, praticamente è un inno per l'amore di se stessi. Quindi è una canzone molto forte, con molta positività. Boom! Che secondo me serve tanto in questo momento. Periodo, certo. Sì. Autodeterminazione. Esatto. No? E l'accettazione di se stessi pure. Come si dice in inglese autodeterminazione? Self-determination. Sì. Questo diventa self-confidence. No, perché lei farà le interviste adesso per l'Eurovision in tutto il mondo, no? Sì, con esatto. Tutti, quindi dovrai dire queste parole. Cioè, esatto. Cioè, in questo periodo sto facendo tante interviste in inglese, in maltese, e adesso ho dovuto switchare proprio all'italiano. Maltese, non ho idea. Com'è il maltese? Come si parla in maltese? Io che ne so, ciao, sono Emma Muscat, buonasera a tutti. Come si dice in maltese? Hello, io nome è Emma Muscat, e lei le taglia per col hat. Non ci credo. Fa rima. È vero. Cioè, per me Malta è comunque un po' Italia, cioè alla fine, no? Cioè, io pensavo sia inglese. Mettiamoci insieme. Ah, inglese. Io pensavo sia inglese. Ah, no, okay. Non era inglese, molto differente. Ti saluta un'ascoltatrice che dice sei nel mio Fanta Eurovision. Wow, grazie. Quindi, anch'io voglio fare. Allora, tra un po' parte tutta una giostra qua di Eurovision che non avete capito, con Diego Passoni, anche Citofonare Passoni, che seguirà e seguiremo assieme l'Eurovision. Ti seguiamo, ok?
ti certo, seguiamo, grazie. Tifiamo per te. Non si potrà votare, regola dell'Eurovision, dal paese dell'artista. Tipo l'anno scorso Maneskin non li potevi votare dall'Italia. No, esatto. Per esempio nel tuo caso non ti potranno votare da Malta. Esatto, quindi ho bisogno di tutto il sapore dell'Italia. Purtroppo okay. L'Italia non può votare nella seconda semifinale perché okay. Malta parteciperà nella seconda semifinale, però se passo nella finale poi l'Italia conta su di voi. Allora noi siamo qua, noi abbiamo anche Kendrick la Malta che è qui con noi pronta per votare. Quali sono le nazioni che temi di più? Cioè, anzi fai così, cioè secondo te, esclusa te, chi sono quelli i favoriti, per quanto sia difficilissimo? Sì. Cioè l'anno scorso i Maneskin non erano i favoriti, no, eppure poi hanno vinto. Sì, non si può dire mai. Guarda, cioè ci sono tante belle canzoni quest'anno, quindi è difficile scegliere. Beh, però io Blanco, Mahmood, esatto, stavo per dire, io ho un soft spot per Mahmood e Blanco, okay. E con la canzone Brividi. Però poi ci sono, tipo l'anno scorso la Francia aveva un'ottima canzone, oppure sì, anche la Romania, no? Ci sono delle canzoni di dove esatto. Oppure c'erano quelli che erano tipo la rappresentante di lista, però erano tipo olandesi. Cioè comunque all'Eurovision scopri che comunque ci sono tanti modi di fare show. Esatto, a me piace l'Eurovision perché unisce e scopri anche nuovi generi di musica e le culture anche di ogni paese dentro esatto. La musica, quindi è una bella connection. Esatto una delle ultime canzoni di Emma Muscat che abbiamo amato tantissimo, cioè forse è una delle più belle che hai fatto secondo me. Più di te. Guardami e chiediti. È Emma Muscat su Radio DJ. Ci sono tanti messaggi belli per te e anche di persone che si stanno già preparando a votare per te per l'Eurovision. Dopo l'Eurovision immagino ci sarà un'estate di insomma concerti, eventi eccetera. Sì, certo. E poi stai lavorando qualcosa di nuovo. Esatto. Allora tra poco esce il mio nuovo EP tutto in inglese e non vedo l'ora, si chiamerà I Am Emma e uscirà il 13 maggio. Ok. Quindi sì, sono super casata, quindi ho tante cose belle che ma mi stanno abbandoni succedendo. L'italiano? Scusami? Abbandoni l'italiano? No, non abbandono mai l'Italia, però okay. Visto che ovviamente faccio Revision è un progetto abbastanza internazionale. Ok, ci sta. I Am Emma si chiama. I Am Emma. 13 maggio. Ciao Emma, ti sto sentendo e non vedo l'ora di vederti a Torino. Fammi sapere le date perché non ho capito bene. Ti voglio bene. Dal 10 al 14 maggio. Esatto. Eurovision. Poi c'è qualcuno, questo ascoltatore, che ha sentito un po' di canzoni, perché si possono ascoltare le canzoni dell'Eurovision. Certo, sono tutte uscite. Esatto, non sono inedite. Sul sito dell'Eurovision Song Contest le canzoni si possono già ascoltare. Io un'occhiatina, un'ascoltata l'ho già data, c'è quella della Svezia che mi fa abbastanza paura. Svezia è forte? Sì, secondo me è molto bella. Sentiamo 10 minuti la canzone della 10 minuti. 10 minuti. Cornelia Jacobs. Cause there's nothing to regret. Quanti piace? Meglio. È emozionante. Emozionante. Sì. Che altro c'ha le sopracciglia quelle colorate? No. C'ha le sopracciglia, cioè comunque sono dettagli anche questi. E vabbè, no, abbasso Svezia. No, noi votiamo Malta. Esatto, Malta. E San Marino anche, votiamo tutti insieme perché c'è Achille Lauro che suona, che rappresenta esatto. San Marino. Abbiamo un rito io e te ogni volta che passi a trovarci. Sì. E cioè tipo ti strappiamo un momento di canzone, un qualcosina. E non so se hai portato qualcosa con te nella Dai, io preparo sempre qualcosa di piccolino per te. Fantastico. Allora, mettiamo un disco e poi un piccolo momento live con Emma Muscat. Il disco è questo qua. È il silenzio. Il silenzio? È Iman Beck con Wiz Khalifa. Sì, ma siamo quasi alle 21, c'è Emma Muscat qui con noi. Prima di salutarci c'è questo rito. In realtà ci ha detto che poi ci fa vedere un po' come sarà lo show all'Eurovision. Cioè, ce l'hai detto. Poi vabbè, non ha fatto finta di niente. No spoiler. Però ti seguiremo. Però diciamo, creiamo un momento live. È un po' un nostro rito, no? Cioè, sì, esatto. Ma ti lasciamo così? Col vuoto sotto. Mi lasci sola? Ok, vabbè, ci sta. In diretta su Radio DJ, su DJ TV, su YouTube e su Twitch. Emma Muscat live.
This is my master plan. I'm gonna take a stand. Accendi la radio, ascolta Stay Wet. Ciao ragazzi, che stile. Poi uno dice nelle università, e in questo periodo ci chiedono: ma come fate a fare i jingle dei cantanti? Così, facile, easy. Easy come, easy go. Ti auguriamo di spaccare tantissimo all'Eurovision. Sono sicuro che il pubblico italiano che in questi anni hai formato, insomma, ti vogliono bene in tanti. Grazie. Anche qui in Italia. Io ringrazio tutti per il vostro sostegno in questi ultimi anni. Grazie per avermi seguito anche in questo viaggio durante la preparazione per il Eurovision. Puoi provare a dire questa frase anche in maltese? Oh mamma mia. Perché non te lo sei dimenticata? No. Ah ok. Un grazie il colhat al Sapuertacom, Matur il VHTI, lei nel Eurovision, na hanatik helti kolla manashik hanait perché è differente, è diverso maltese-italiano. No, sembra molto quasi Narakom Torino. Cos'è questa cosa che hai detto? E ci vediamo a Torino. Ripeti Narakom adesso sto parlando con l'accento italiano. Narakom Torino. Sembra una parola al contrario. Esatto, parli in rewind. Ti vogliamo bene, ciao Emma. Ciao a tutti. Go. One nation, one station.